Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che rimarranno indelebili nella memoria. Il 18 marzo 2020 i camion dell'esercito portano via da Bergamo le salme delle vittime del Covid. Gli obitori sono al collasso per la pandemia e le bare vengono trasferite altrove per la cremazione. La città lombarda, con 6.000 decessi durante la prima ondata, diventa il simbolo di un paese ferito che si prepara ad affrontare un'emergenza mai vissuta prima. Un anno dopo, il premier Draghi ha voluto celebrare proprio a Bergamo la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, un momento di raccoglimento a cui hanno aderito anche tanti sindaci in rappresentanza delle loro comunità. Nella BAT un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta nei comuni di Barletta, Andria e Trani. Ho accolto l'invito del presidente dell'ANCI perché mi sembrava doveroso rendere omaggio alla città di Bergamo e alle vittime di quella città, che sono le vittime del coronavirus, anche perché la nostra città ha sofferto questo lutto. E quindi era l'occasione per ricordare anche ai cittadini di Barletta che bisogna collaborare a che possiamo liberarci nel più breve tempo possibile dalla tirannia, dalla schiavitù del coronavirus. Barletta non sta bene. Stabilmente, come dicevo, non sta bene perché stiamo intorno ai 540 contagiati in maniera stabile e quindi dobbiamo far sì di ritornare alla normalità, perché con la normalità riprenderemo ad essere liberi e a vivere la nostra socialità. Dall'inizio della pandemia la provincia BAT ha fatto registrare 17.200 contagi e 514 vittime. Questa giornata, ricorda il sindaco Bruno, è dedicata a chi ancora sta combattendo contro questo nemico invisibile. È una giornata di sofferenza, una giornata di ricordi, ma anche una giornata di testimonianza. L'Italia unita può farcela. Quel 18 marzo è rimasta una giornata impressa nelle immagini per ciascuno di noi, ma devono anche essere quelle immagini che ci devono portare a dire che dobbiamo sconfiggere con tutti gli strumenti possibili questo male. Tanta gente non c'è più, tanta gente anche in questo momento, anche in queste ore, lotta per esserci e noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo fare in modo che l'Italia ne esca, il mondo intero esca da questa pandemia e ne esca sicuramente migliore di come l'emergenza sanitaria ci ha colpiti ormai un anno addietro.